Eccoci ragazze per la nostra seconda tendenza in autunno-inverno 2015. Sono qua con la mia collega Gioia Del Zotto e vi presenteremo la ricostruzione ultra slim nella versione rosata. Questa versione è una versione molto bella, è adatta appunto a tutti i tipi di clienti, soprattutto a quelle clienti che non potrebbero portare la ricostruzione o che desiderano appunto un effetto naturale, sia per quanto riguarda appunto il tipo di lavoro o comunque anche proprio per gusto personale. Adesso Gioia inizierà la dimostrazione, sempre dalla nostra preparazione. Questo tipo di struttura appunto si vede nel nostro corso Ultra Slim, dove abbiamo appunto aggiunto due prodottini molto molto belli che sono Diamond Pink e Super Seal Pink, che tra poco appunto andremo a vedere. Quindi iniziamo adesso la nostra preparazione, sempre con tutti i nostri parametri. È importante non trascurare questa parte. Vedrete poi l'effetto finale come sarà molto molto bello e allo stesso tempo molto naturale. Adesso Gioia procede con la preparazione. Importante appunto curarla nel dettaglio. Abbiamo deciso di realizzare, ragazze, questi due prodotti appunto per dare una variante molto bella, anche perché grazie a questo prodotto noi riusciamo anche un pochettino a andare a mascherare le piccole imperfezioni che ci sono nella lamina naturale. Quindi anche lì problema molto frequente, clienti che hanno delle lamine danneggiate, noi grazie a questo prodotto andiamo appunto a ovviare a questo tipo di problemi, a mascherare il tutto. E come dicevamo, vedrete, l'effetto è molto molto naturale, l'aspetto molto sano, molto pulito. Quindi anche chi desidera tenere la struttura semplicemente così, senza andare a aggiungere colorazioni o decorazioni, ha una mano molto bella e ordinata. Adesso Gioia sta quasi per concludere la nostra preparazione. Okay, andiamo a pulire la nostra unghietta prima di andare con i prodotti. Esatto, è importante, ragazze, bene lavorare su superficie bella pulita. Mai trascurare questi dettagli. Facciamo ancora un filino. Ecco fatto, la preparazione, ragazze, è terminata e adesso Gioia procede appunto con i passaggi successivi. Aspettiamo giusto un attimo che il cleanser si asciughi e dopo andremo a mettere il nostro sticky bond, che è il nostro promotore di adesione. Sticky bond, ragazze, è un promotore di adesione non acido, quindi non va in nessun modo ad intaccare la lamina naturale. E appunto adesso Gioia andrà a stendere su tutta la lamina. Quindi è importante sempre ricordarsi il promotore, perché garantisce un'ottima tenuta tra i nostri gel che andremo a mettere e la lamina naturale. Questo prodotto asciuga l'aria, come diceva Gioia, quindi adesso possiamo direttamente procedere con il primo prodotto. Il prodotto che Gioia utilizzerà in questo momento è Diamond Pink. E andiamo a stenderlo a smalto su tutta la lamina naturale. Il pennello che Gioia sta andando a utilizzare è il pennello shade numero 4, pennello molto morbido dalle setole stondate, quindi ci agevola nella stesura del prodotto in zona cuticola. E una volta applicato andiamo a mettere la lampada. Adesso, ragazze, è arrivato il momento dell'applicazione della nostra nail form secondo appunto i criteri KB. Adesso, ragazze, è arrivato il momento di applicare Super Seal Pink. Super Seal è il prodotto che ci garantisce minimi spessori con una massima resistenza. Quindi è importante andare a applicare questo prodotto su tutto il bordo libero, quindi andare a ricreare l'intero bordo libero e appunto avere questo prodotto finalmente adesso nella versione rosata è veramente bellissimo, perché appunto possiamo ricreare finalmente questi effetti naturali senza avere problemi appunto di rotture dell'unghia artificiale o comunque qualsiasi altro tipo di problema. Adesso Gioia con il pennello
lingua di gatto numero 3 sta andando a ricreare l'intero bordo libero per poi procedere con il resto della stesura. Adesso andiamo a mettere a polimerizzare il nostro Super Seal 2 minuti in lampada. Adesso Gioia andrà ad applicare il nostro successivo prodotto che è Diamond Pink. Diamond Pink è un prodotto molto bello perché è autolivellante ma allo stesso tempo facile da lavorare perché è comunque corposo. In questo momento Gioia, sempre col nostro pennello lingua di gatto, andrà ad applicarlo su tutta la superficie, quindi dalla zona cuticole fino alla fine del bordo libero. Notate come questo prodotto si lavora con molta facilità, è un prodotto elastico, quindi riesce bene ad attutire tutti gli urti, ha ottime qualità adesive, quindi ottimo come abbiamo visto prima come base, quindi veramente molto bello. Anche nella tonalità rosata è veramente fantastico, quindi adesso Gioia bene bene lo va a applicare su tutta la superficie per poi mettere a catalizzare tutto il nostro prodotto. Adesso andiamo a mettere nella nostra lampada il nostro Diamond per poi andare a eseguire un ulteriore controllo finale. Adesso Gioia andrà a eseguire un ulteriore controllo per vedere se la stesura del prodotto è omogenea o se abbiamo eventuali piccoli avvallamenti da dover andare a riempire, sempre col nostro Diamond Pink. Essendo appunto, come dicevamo prima, autolivellante, sarà facile andare a fare le nostre aggiunte. Voglio aggiungere che è autolivellante, ma come dico sempre io è molto educato, nel senso che non cola subito, ma ci permette di lavorarlo con grande calma. Infatti esatto, Gioia, è una delle grandissime qualità di Diamond. A differenza di tantissimi autolivellanti si riesce a lavorare tranquillamente senza aver problemi. Immediatamente in cuticola. Esatto. Ok, rimettiamo in lampada. Adesso ragazze, l'applicazione del prodotto è terminata, Gioia va a togliere lo strato di dispersione con il cleanser per procedere con la nostra limatura. Come potete vedere anche i passaggi della stesura sono molto veloci e adesso inizieremo con gli 8 famosi punti di limatura. Vedrete come sarà molto bello l'effetto finale, adesso lasciamo a Gioia tutto il suo spazio per lavorare. Gioia in questo momento sta per terminare la nostra parte di limatura. Come potete notare, la struttura già anche adesso, se non ancora finita, risulta molto molto naturale. Vedrete come è molto sottile e allo stesso tempo, grazie ai nostri prodotti, molto resistente. Visivamente potrebbe sembrare quasi un'unghia da gara, talmente lo spessore minimo, ma grazie alla limatura e appunto alle caratteristiche dei nostri prodotti risulta molto resistente e portabile nell'arco delle 3-4 settimane. La limatura adesso sta per essere terminata. Questa variante comunque ragazze la si può tranquillamente apprendere durante il nostro corso di ricostruzione ultra slim, sia nella versione rosata che quella che state vedendo in questo momento, ma anche nella versione trasparente. Una volta terminata la limatura è importante andare a levigare bene tutta la superficie della nostra struttura artificiale. Adesso Gioia va bene a togliere tutti i residui di polvere e come potete notare l'effetto è molto molto naturale, la colorazione è bellissima, sana, vedete la struttura come non ha effetti bombati, come rimane snella, veramente ricorda appunto l'unghia naturale delle nostre clienti. Vorrei anche farvi vedere lo spessore per quanto riguarda appunto la visione frontale.
lo spessore è veramente minimo, l'arco molto bello. E come dicevamo, grazie appunto anche al nostro Super Steel con l'aggiunta del nostro Diamond, la tenuta rimane veramente veramente perfetta. Una volta terminata la nostra fase di levigatura e una volta aver pulito bene la superficie, Gioia andrà a applicare il nostro sigillante finale Strong Flash per dare appunto un effetto molto naturale alla nostra unghia artificiale. Quindi adesso Gioia inizia l'applicazione di Strong. Una volta terminata l'applicazione del nostro Strong Flash, andiamo a catalizzare in lampada il nostro sigillante e poi vedremo il nostro lavoro terminato. Una volta terminata la nostra polimerizzazione del nostro sigillante Strong Flash, andiamo ad eliminare lo strato di dispersione con il cleanser ed infine andiamo a applicare l'olio per le cuticole. Come potete vedere, questo è il risultato finale, molto naturale, molto bello, ed ecco voi ragazze la nostra seconda tendenza KB.